Si è svolta nell'azienda Neomec di Pesaro l'assemblea elettiva del nuovo presidente e degli organismi direttivi della CNA di Pesaro Urbino. La 22esima assemblea congressuale nei 74 anni di storia dell'Associazione degli Artigiani e dei Piccoli e Medi Imprenditori si è aperta con i saluti e con gli interventi del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e successivamente del governatore della regione Francesco Acquaroli. Presenti all'evento anche i consiglieri regionali Andrea Biancani, Micaela Vitri e Nicola Baiocchi, insieme a diversi sindaci della provincia. Dopo le parole del presidente uscente Alberto Barilari, alla guida della CNA per 8 anni e ora nominato presidente onorario per l'importante lavoro svolto, è stata la volta della relazione del segretario Moreno Bordoni, riconfermato alla guida dell'associazione per altri 4 anni. Le nostre imprese ci hanno dimostrato, soprattutto in questi 2 anni di pandemia, ma nel nostro territorio da oltre un decennio di economia in grande difficoltà, che non hanno bisogno di elemosine. Hanno bisogno solo di essere messi davvero nelle condizioni di fare il proprio lavoro, che loro sanno fare come nessun altro al mondo. Questo è ben chiaro. Quindi chiedono che i denari che arriveranno per il recovery plan vengano davvero investiti in maniera seria su progetti e investimenti, soprattutto nel nostro territorio infrastrutturali. E parlo di infrastrutture materiali e immateriali, che insieme a queste situazioni, insieme alla battaglia che CNA sta facendo da anni contro la burocrazia e la tassazione, saranno il volano vero di ripresa nella seconda parte dell'anno, quando inizieranno anche le fiere e B2B in presenza a livello internazionale. I segnali dell'export sono importanti per la Regione Marche e straordinari nel primo trimestre per la provincia di Pesaro Urbino. Più 3,3% nella Regione Marche, ma più 21% nella provincia di Pesaro Urbino. Segno che i nostri imprenditori hanno iniziato davvero a vedere la luce in fondo al tunnel e hanno ripreso quell'attività che era stata, diciamo così, l'unica davvero trainante negli ultimi anni di recessione del nostro territorio. Lotta alla burocrazia e riforma del fisco sono stati i temi sottolineati anche dal segretario nazionale Sergio Silvestrini durante il suo intervento. La prima richiesta è quella che si spendano bene le enormi risorse che abbiamo a disposizione. Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'elemento qualificante per poter dare al Paese una distonia positiva e una potente inversione del ciclo economico. E poi certamente le riforme principali che noi chiediamo è, oltre al fisco, è quella della burocrazia. L'elezione del nuovo presidente della CNA di Pesaro Urbino è arrivata al termine dell'assemblea. L'incarico è stato affidato a Michele Matteucci, 41 anni di Rio Salso, imprenditore del settore legno-arredamento e titolare dell'impresa Matteucci Wood System con sede a Montecalvo in Foglia. Il problema della piccola e media impresa è la paura. Quando un imprenditore ha paura, quindi ci si limita negli investimenti, si fanno i passi con i piedi di piombo e questo crea incompatibilità, cioè incompatibilità per la prosperità dell'impresa. Quindi la piccola e media impresa, non avendo una struttura abnorme, deve comunque sia cercare di concentrarsi nel loro core business, lavorare per cercare di fare la qualità e tutto il resto, lasciando, delegando quindi le pratiche burocratiche, cercare di farsi tutelare da un'associazione. Noi come CNA nella provincia di Pesaro Urbino per i numeri siamo la prima associazione di categoria, quindi cercheremo in continuità con la presidenza che prendo da Alberto, che ringrazio, di portare avanti questi valori.